Dennis Marathon, Pacer Superstar. Appena fuori dal Parco di San Giuliano, un cavalcavia ci porta poi al Ponte delle Libertà, uno dei momenti fondamentali, uno dei momenti chiave della Venice Marathon. Vedete Venezia laggiù in fondo, sembra lontana o vicina, sembra un miraggio. Volete un segreto? Non pensate. Continuate a rimanere nel gesto, ascoltate il corpo e il respiro e fidatevi. Ce la fate perché il traguardo è molto più vicino di quello che pensate. Siamo arrivati a Venezia e quelli che pensavamo fossero temibili ponti non ci fanno più paura. Facciamo un ultimo sforzo, stringiamo i denti e andiamo fino all'arrivo. Dopo essere passati qui in Piazza San Marco abbiamo gli ultimi ponti che ci aspettano. È una cosa incredibile perché vedi il conto alla rovescia di quanti ponti mancano e ogni ponte è un tamburellare incredibile, è un'espressione potentissima di quello che stai per provare come gioia, perché il traguardo è là in fondo. Giri la curva e inizi veramente a vederlo sopra ogni ponte. È un'emozione incredibile, è il momento di dare tutto quello che hai, perché è fatta. Allora, a prescindere dal fatto che si centri o meno l'obiettivo cronometrico che uno si è prefissato prima di partire, io credo che quello che non deve mai mancare sono le buone sensazioni che una maratona regala. È un impegno importante, una sfida con se stessi, però non bisogna sentirsi insoddisfatti se le cose non vanno, perché comunque ci sarà sempre un'altra occasione per riprovarci e magari centrare l'obiettivo. Però, ripeto, non centrare l'obiettivo non è aver fallito, assolutamente. Venice Marathon Pacer Superstar. Fare il pacer non è un compito semplicissimo, è una richiede esperienza, competenza e c'è una certa responsabilità, bisogna tenere il gruppo unito che alla partenza è abbastanza numeroso, bisogna aiutare tutti i runner, non dare strappi nell'andatura, aiutarli nei ristori e incitarli soprattutto alla fine. Perché ho scelto di fare il pacer? Essenzialmente perché mi piace essere vicino a chi corre come me e soprattutto per me il pacer è quella sorta di amico che non ti abbandona mai anche nei momenti di difficoltà e ti accompagna fino al traguardo. Ogni volta fai il pacer è un'esperienza veramente fantastica e mi rendo conto che la magia, il segreto per me è pensare a farli divertire il più possibile, accompagnarli in un viaggio che sarà fantastico. Attraverso qualche risata, qualche momento di incitamento, si crea veramente un flusso magico all'interno del gruppo. L'idea di fare il gruppo è quello che crea qualcosa di importante. Si crea una squadra fin da subito e al tempo stesso le persone sentono questa cosa e mi è capitato veramente di vivere esperienze incredibili tutti quanti insieme, poi arrivando all'arrivo e gioendo poi tutti quanti insieme dopo il traguardo. Questa è l'immagine, la diapositiva che fa la differenza durante, per tutto il viaggio. Buona gara. Venice Marathon, Pacer Superstar.